Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, dopo aver parlato delle origini della devozione mariana di Padre Pio, sin dalla sua infanzia a Pietralcina, ha continuato ancora con altri episodi che testimoniano il forte legame tra il santo stigmatizzato e la Vergine Maria. Fra Pio restò devoto alla Madonna di Pompei per tutta la vita e l'11 ottobre del 1911 visitò ancora il santuario, questa volta da giovane sacerdote, accompagnato da padre evangelista, superiore del convento di Venafro. Una terza visita di padre Pio a Pompei è documentata il 3 gennaio del 1917, in una licenza dalla vita militare. Padre Pio in quel periodo era molto ammalato e ricoverato all'ospedale militare di Napoli. Da allora San Pio non fu più pellegrino a Pompei, almeno fisicamente. In realtà il suo pensiero si rivolse continuamente alla città mariana e le preghiere per tutte le opere pompeane furono incessanti. Alla Madonna di Pompei Padre Pio si rivolgeva ogni giorno con incessanti preghiere e novene. Il 24 gennaio del 1915 confidava Padre Benedetto: «Il Dio e la carissima Madre mia di Pompei, a cui le novene si sono succedute alle novene, oramai sono oltre 3 anni, sanno che cosa ho fatto per essere esaudito da una sì dura prova. Essi solo comprendono e sono testimoni del dolore che mi stringe e che mi opprime il cuore». La grazia richiesta era quella del ritorno in convento. Alla vigilia della partenza per il servizio militare, supplicava padre Agostino: «Vengo a chiedervi, o padre, un favore. Questo sarebbe, mi usaste la carità di incominciare al più presto le 3 novene alla Vergine di Pompei, con la recita giornaliera, durante questo periodo dell'intero rosario». Cosa che padre Agostino cominciò subito a fare la vigilia dell'Immacolata del 1915. Pure alle figlie spirituali chiedeva la recita delle 3 novene alla Madonna di Pompei. Qualche esempio soltanto: a Raffaelina Cerase, il 14 maggio del 1914, «Ve ne serberei perpetua riconoscenza se alle preghiere aggiungeste le 3 novene alla Vergine Santissima del Rosario di Pompei, con le comunioni che fareste in questo frattempo». E ad Annita Rodote, il 15 giugno del 1915, «Desidero che mi raccomandiate al Signore facendo le novene alla Vergine di Pompei, nella cui protezione confido e spero». Così pure a Francesca di Foggia, il 30 ottobre del 1915, ad Antonietta Vona nel dicembre del 18, ad Elena Bandini del 19 agosto 1922. Sono soltanto pochissimi esempi. Negli archivi del santuario di Pompei si ritrovano le lettere che testimoniano il carteggio tra il fondatore, il beato avvocato Bartolo Longo, e San Pio, che suggeriva, consigliava, esortava. Bartolo Longo aveva scritto a San Pio per chiedergli un consiglio e in una lettera datata 12 novembre del 1921, padre Pio rispondeva alla richiesta dell'avvocato sulla opportunità di destinare un villino di proprietà della moglie contessa Marianna De Fusco alla costruzione di un istituto per i figli dei carcerati. La contessa era a proposito piuttosto titubante. San Pio vinse le incertezze della moglie di Bartolo Longo con queste parole: «E via, sia pur generosa la signora e sia pur certa che la Vergine non lascerà senza remunerazione una sì bella azione fatta in suo onore». È probabile che padre Pio abbia incontrato Bartolo Longo in occasione di una delle sue visite a Pompei. Certamente fu molto profonda l'unione spirituale
tra Bartolo Longo e San Pio. Ed a Pompei la devozione per San Pio fu accresciuta dal magistero di Monsignor Francesco Saverio Toppi, cappuccino, arcivescovo prelato di Pompei dal 1990 al 2001, deceduto nel 2007. Cappuccino, innamorato di Dio, tanto che da alcuni anni ne è stata introdotta la causa di beatificazione. Monsignor Toppi fu particolarmente devoto al suo confratello di Pietrelcina, che visitò più di una volta. Nel 1999 scriverà sulla rivista di Pompei, Il Rosario e la Nuova Pompei, così: «La beatificazione di Padre Pio, attesa e festeggiata da una moltitudine immensa di fedeli, costituisce una proclamazione splendida della fecondità inesauribile della devozione alla Madonna e in modo particolare al suo rosario. Può affermarsi senza ombra di dubbio che il segreto più profondo ed efficace della santità di Padre Pio è stato il suo rapporto con la Madre di Dio». E lo sappiamo, ce l'ha detto già Padre Francesco all'inizio, San Pio recitava il rosario più volte al giorno. È stato definito il frate del rosario, un divoratore di rosari. Due giorni prima di morire raccomandava: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. Gli aneddoti sono tanti. Una sera Padre Pio era a letto e non riusciva più a trovare la sua corona, tanto da rivolgersi a Padre Onorato da San Giovanni Rotondo, che gli era accanto, con queste parole: «Guagliò, pigliami l'arma, dammi l'arma». E per il santo tra i più amati nella storia della Chiesa, l'arma, lo sappiamo, era il rosario. Un'arma contro gli assalti dell'inferno, una specie di corda lanciata ai peccatori per tirarli fuori dalla perdizione eterna. «Amate la Madonna e fatela amare», disse un giorno ad un suo figlio spirituale che chiedeva una parola di indirizzo. «Satana mira sempre a distruggere questa preghiera, ma non ci riuscirà mai. È la preghiera di colei che trionfa su tutto e su tutti». E Bartolo Longo, nella celebre supplica, chiamerà la Vergine anche con il titolo di Augusta Regina delle Vittorie. Quanta sintonia con Bartolo Longo. Giunto per la prima volta a Pompei, Bartolo Longo, nell'ottobre del 1872, ricevette là la sua chiamata dalla Vergine, che gli disse: «Chi prega il rosario si salva, chi propaga il rosario si salva». Il rosario non è solo un'intensa preghiera mariana, ma ci porta a contemplare il volto di Cristo con gli occhi di Maria, come ci ha spiegato così bene un altro santo innamorato di Maria e anche di Padre Pio, San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del 16 ottobre del 2002. Il rosario è un vero e proprio itinerario di contemplazione delle tappe della nostra salvezza. Attraverso il rosario la Madonna ci dà Gesù. Questa preghiera, dalla fisionomia mariana, dal cuore cristologico, è la vera forza di Pompei, la forza dei devoti della Vergine del Rosario ed anche dei devoti di Padre Pio, perché il rosario diventa un mistico pellegrinaggio verso Gesù, vero Dio e vero uomo, è una via privilegiata per imparare Gesù, per conformarsi a Lui, anche attraverso le sofferenze, come facciamo nella vita di ogni giorno, offrendo il nostro dolore come Cristo sulla via della croce. Con la preghiera del rosario contempliamo il volto di Cristo con gli occhi di Maria. E allora torneremo alle nostre case più ricchi di fede,
di speranza, portando con noi la benedizione di Maria e la corona del Rosario che ella ci porge assieme al suo Figlio, invitandoci a recitarlo con sempre nuovo entusiasmo, invitandoci a recitarlo, sarà la catena dolce che ci annoda a Dio e ci fa fratelli, ma ci unirà ancora di più l'impegno di carità che avremo per tutti i fratelli che incontreremo sul nostro cammino, sull'esempio di San Pio e del beato Bartolo Longo. La nostra vita sarà così spesa bene per gli altri. E come Maria, nel Vangelo, nel Magnificat, dovremmo saper narrare con le nostre opere buone ciò che Dio ha operato in noi, raccontare con le nostre azioni concrete la buona novella del Vangelo e portare Gesù al mondo come ha fatto lei. Impegniamoci allora, dopo questi giorni trascorsi con Maria e con San Pio, ad essere cristiani più autentici e testimoni più credibili della nostra fede.